Campus è, come recita il sottotitolo, un'infrastruttura di ricerca e produzione artistica pluridisciplinare. È un progetto della Fondazione South Heritage di Matera e è un progetto ambizioso, è vero, è un prototipo in realtà, di fatto, e che raggruppa artisti e non soltanto artisti che lavorano sulla relazione tra arte e sfera pubblica, che non è spazio pubblico, è sfera pubblica, quindi vuol dire una dimensione più ampia, diciamo, delle problematiche, dei temi che affrontiamo, che sono collegati al territorio, ovviamente al territorio lucano, che significa originari o che vivono e lavorano in Basilicata. È un progetto che fa parte di Visioni Urbane e ecco, l'idea è quella di lavorare attraverso diverse attività nello spazio pubblico materiale e in quello immateriale, ossia internet, con sia all'interno dei centri per la creatività sia nello spazio web di Maverick, perché la questione della necessità di ridefinire il concetto di pubblico e quindi di spazio pubblico per andare verso un concetto di sfera pubblica è reso evidente proprio dal fatto che appunto oggi lo spazio pubblico è anche quello immateriale, no? Non solo i social network, ma proprio le piattaforme, insomma, il tempo, no, che spendiamo attraversando questi, diciamo, questi luoghi immateriali, insomma, che però esistono, no? Un percorso che si integra armoniosamente con quello di Matera 2019 e che lo fa con una serie di partnership anche importanti, il Museo di Lussemburgo, ma poi la collaborazione con Plovdiv, che diventa, come dire, la ciliegina sulla torta, se così vogliamo chiamarla. Assolutamente, assolutamente. E infatti i partner di questo primo anno accademico sperimentale, chiamiamolo così, di Maverick Campus sono il MUDAM, il Museo d'Arte Contemporanea di Lussemburgo, Volume, What You See is What You Hear, è una organizzazione francese che si occupa di sound art, ma nel senso, come dire, più ampio, quindi paesaggio sonoro e tante altre cose legate al suono, e quindi abbiamo un aspetto più legato all'istituzione, no? Perché parliamo di pubblico e quindi cerchiamo di capire come, per esempio con il direttore del MUDAM, con Enrico Lunghi, come un'istituzione pubblica si relaziona alle trasformazioni in corso sul territorio, in che modo da un'idea di museo di arte moderna per l'élite, no? Come doveva essere inizialmente il MUDAM, è diventato un museo per la popolazione di arte contemporanea, senza cambiare minimamente il programma, insomma, ecco, quindi senza adattarsi, ma anzi innalzando La qualità del pensiero e l'abitudine anche, no, della gente a partecipare a questo tipo di attività culturali, eccetera. L'organizzazione francese Volume è invece, come dire, darà un apporto anche più, appunto, più strettamente artistico e tecnico, no? Rispetto, e lavorerà in collegamento, in stretto collegamento con il Centro per la Creatività
tilt, e quindi con il contesto, perché quello che ci interessa è lavorare sulla relazione, diciamo, tra arte e territorio, la relazione tra abitante e luogo, politiche di cittadinanza, eccetera. Il terzo partner è un partner locale, Archiviazioni, è un'associazione che ho fondato nel 2010, sempre all'interno del progetto Laboratorio Mezzogiorno della Fondazione South Heritage, e con cui lavoreremo appunto proprio su questa relazione, no? Da un lato la smaterializzazione dello spazio pubblico e dall'altra una confidenza sempre maggiore con lo spazio pubblico immateriale, e quindi insomma lavoreremo su questo. Maverick Campus, in collaborazione anche con il Museo del Lussemburgo, una bella collaborazione. Sì, molto bella, molto interessante. Per me, per riscoprire Matera, che conosco da bambino, ma adesso vengo con altri occhi, e soprattutto che anche se Lussemburgo e Matera sono molto differenti, però ci sono anche qualche punto in comune, e soprattutto aiuta a pensare differentemente il luogo stesso da cui veniamo. E penso che in una situazione come questa, con le discussioni, con gli scambi fra persone, poi i pensieri in vista di un'annata culturale possono essere molto stimolanti e interessanti per tutti. Ecco, questo è un elemento che mette ulteriormente vicino queste due realtà, quella materana e quella lussemburghese, la titolarità culturale, l'esperienza e il modo anche di dover elaborare percorsi diversi di gestione e di diffusione culturale. Sì, Lussemburgo è stato due volte capitale europea della cultura, perché Lussemburgo è una città in uno piccolo stato, dunque non si scappa da questa realtà quando arriva. Nel 1995, dunque, era la prima volta, poi nel 2007. E una cosa interessante è che, siccome è stato in 12 anni di intervallo, in un certo modo erano coinvolte molte delle stesse persone le due volte, non tutte ma molte, e dunque si impara da un'esperienza così. E penso che nel 95 l'annata culturale ha portato moltissimi cambiamenti nella percezione della cultura nel Lussemburgo, che d'altronde dove ci sono molti italiani emigrati dagli anni, già dall'Ottocento, fine dall'Ottocento fino negli anni 60, e dunque questa annata culturale ha portato un cambiamento profondo, una trasformazione profonda nella scena culturale lussemburghese. Posso raccontare questo per quello che anche con questo Campus Maverick è una possibilità di scambiare queste esperienze. Io posso soltanto sperare che anche per Matera ci sia un cambiamento nella percezione, nel ruolo che può giocare la cultura, e soprattutto nel fatto che ogni città in Europa, ci sono molte similitudini, però è importante anche capire la propria situazione in un contesto che sta sempre cambiando, e che ognuno ha un ruolo particolare da giocare, tenendo conto della situazione reale e poi dei desideri anche per il futuro. E combinare questo, l'eritaggio del passato e poi i desideri del futuro, penso che è una cosa che stiamo scambiando qui, è molto bello. Matera e Plovdiv sono sempre più vicine. Sì, è vero. I nostri colleghi di Matera sono venuti a visitarci, a trovarci a Plovdiv.
E dopo tre giorni abbiamo deciso di venire e di cominciare a lavorare insieme. È stata una cosa immediata, e anche perché la parola chiave di Plovdiv 2019 è together, insieme, quindi è insieme per un futuro aperto, together for an open future. E il primo passo di questa collaborazione tra la Fondazione South Heritage e Art Today Association in Plovdiv è la proiezione di video e film d'artiste internazionali dal Facade Festival. Di mezzo c'è questo appuntamento del 2019 sul quale bisogna lavorare, elaborando a questo punto un modello culturale comune che unisca anche due realtà diverse come Matera e Plovdiv. Quali sono gli elementi su cui bisogna lavorare e si potrà lavorare insieme? Intanto abbiamo iniziato, ci siamo conosciuti, no? Quindi come persone abbiamo scambiato informazioni che hanno portato alla realizzazione dei progetti della Fondazione South Heritage, di Art Today Association, insomma i due contesti. Abbiamo quindi capito che ci sono diverse similitudini in termini anche proprio appunto sia rispetto al contesto, sia rispetto agli obiettivi, diciamo, ai progetti, per esempio a partire da Urban Dreams, progetti, diciamo, un progetto che Art Today a Plovdiv ha portato, come dire, per la prima volta l'arte nel luogo, cioè insomma tra i cittadini, e ha insomma generato anche delle riflessioni critiche su questioni che fino a quel momento insomma non erano condivise, insomma, tra gli abitanti. Per questo che lavorando nell'ambito dell'arte contemporanea, insomma, l'idea è quella di lavorare sulla contemporaneità, certamente in rapporto con la nostra storia, eccetera. E dunque in questo senso si parla di occupazione, no? Ma occupazione nel senso artistico e culturale del termine, e quindi appunto Occupy Matera, Occupy Plovdiv. E l'idea di partire da progetti di arte pubblica come Urban Dreams, realizzare uno scambio tra artisti e ricercatori, diciamo materani e lucani, ma soprattutto chiaramente materani e Plovdiv, quindi no? Creare, diciamo, proprio un ponte, uno scambio continuo. Fondamentale per questi processi di cui si parla e di cui stiamo parlando è il coinvolgimento della comunità, della popolazione. Ecco perché questo progetto, oltre che ad essere formalmente inserito nelle attività del 2019, è naturalmente inserito in questo, perché per arrivare compiutamente ad una capitale europea della cultura serve che la gente abbia consapevolezza di tutto ciò. Sì, per esempio a Lussemburgo nel 95 il titolo che è stato dato era Lussemburgo, città di tutte le culture, perché era, cioè, diventato ovvio a un certo momento che Lussemburgo è una città molto cosmopolitana, cioè molto internazionale, però da molto recente, non è che è stato così da secoli, neanche da decenni, era una cosa che era appena apparsa una quindicina, ventina di anni prima. Dunque, di capire che una città, qualsiasi sia, soprattutto oggi, nel XXI secolo, una città sono gente differente, tradizioni differenti, eritaggi differenti, culture differenti, anche in una città come Matera. Cioè, ieri ci siamo chiesti la domanda, sì, ma se parliamo dei materani oggi, non sono quelli che si vedono nelle fotografie di 100 anni fa, cioè oggi i materani sono differenti e saranno anche differenti fra 50 anni, dunque la popolazione è molto mescolata, oggi si parlano più lingue di soltanto 20 o 50 anni fa, dunque essere consapevoli del che le identità sono in movimento perpetuo, cioè lo abbiamo capito bene a Lussemburgo, perché nel giro di neanche due generazioni il Lussemburgo si è trasformato da una piccola città
piuttosto provinciale, che era ancora fino negli anni 70, del 1970, a oggi, che è una città, una delle più cosmopolitane che si possa trovare, anche se rimane molto piccola. E questo è stato in appena neanche una vita, cioè si può sentire nel proprio corpo questi cambiamenti. E in ritmi differenti, però accade dappertutto. E tutte queste nozioni anche di identità, di cosa è il passato, cos'è la tradizione, cos'è il luogo oggi e cosa sono quali sono le comunità oggi, penso che si devono pensare in movimento, non in una cosa fissa o né rivolta nel passato e neanche troppo nel futuro, perché non si sa quello che saranno le situazioni nel futuro. L'arte pubblica è la chiave per coinvolgere, far riflettere e quindi crescere. L'arte pubblica è solo una delle chiavi, naturalmente. In ogni caso sì, certo, l'arte pubblica è importante perché è un tema complesso, si parla comunque di qualcosa che appartiene a tutti, non solo al pubblico inteso come audience, no, come cittadino, ma anche appunto agli artisti che decidono di stimolare queste questioni, di provocare le riflessioni sul pubblico, ovviamente nel modo più intelligente possibile, e quindi creare insieme alla gente, alla popolazione, qualcosa che ne ridefinisca anche, no? La funzione, il concetto, eccetera. Quindi in questo senso sì, l'arte pubblica, però ecco, è una delle chiavi. Abbiamo anche parlato di un luogo accade, cioè non è che un luogo è sempre lo stesso, un luogo accade, però penso anche che le identità accadono. Cioè io penso differentemente la mattina prima di aver incontrato qualcuno che mi dice una cosa nuova, dunque la sera quando vado a letto già ho cambiato un po' la mia, non la mia personalità, ma la mia identità, perché tutto quello che mi fa crescere, mi mette in movimento, mi trasforma anche. E questo, pensato a livello di una città, di una comunità, è molto importante per me a capire oggi. Insomma, affronteremo diversi temi a partire dalle specificità del luogo, anche quelle, soprattutto quelle inedite, quelle non rivelate, no? Da un'immagine, da una percezione che nella maggior parte dei casi si ha della regione, no? Ma tirando fuori quelle che sono delle potenzialità che possono diventare un valore. L'obiettivo principale del campus è quello di intanto essere, come dire, proporsi come struttura, come infrastruttura, non come dire, esclusiva, ma complementare ai centri di formazione tradizionali come appunto l'università, con cui abbiamo fatto una partnership con l'Università della Basilicata, proprio come dipartimento che in qualche modo ha la possibilità di appunto di avere più flessibilità, no? Per quel che riguarda appunto la produzione, la ricerca, il lavoro sul campo, quindi è proprio dove si sperimenta sul campo. I partecipanti al campus
attraverso attività come laboratori con tutori internazionali ma anche nazionali e locali ovviamente, attraverso, quindi abbiamo detto, laboratori, lectures, quindi seminari che si terranno sia appunto negli spazi fisici che online attraverso uno strumento di videoconferenze che permette di non solo collegarci tutti simultaneamente ma di condividere immagini, video, di lavorarci sopra mentre siamo in collegamento, quindi il lavoro sarà continuo e con lo stesso gruppo di lavoro, di persone, che da questi giorni, a partire da oggi fino a giugno 2016, svilupperanno i progetti, le idee progettuali, le proposte progettuali sul territorio, legate al territorio, ovviamente arricchendoli, no? Non soltanto di temi, riflessioni critiche, eccetera, ma proprio anche strutturandoli affinché da una visione, un'idea, possano diventare proposte. Ovviamente abbiamo un comitato scientifico che è in progress e che conta ricercatori, esperti e professionisti internazionali, tra cui Enrico Lunghi del MUDAM Luxembourg, Ferdinand Richard che è presidente del Fondo Roberto Cimetta, un ricercatore e professore dell'Université Paris 8, appunto di Saint-Denis a Parigi, si chiama Roberto Barbanti, lavora sui temi dell'ecosofia, sui nuovi linguaggi dell'arte contemporanea, e Philippe Nys, filosofo e esperto di ermeneutica dello spazio, è stato professore alla Villette, al Centro di Architettura La Villette di Parigi, e professore emerito di Paris 8. Ecco, e quindi insomma loro non saranno solo rappresentativi, diciamo, non costituiranno un comitato scientifico rappresentativo, ma lavoreranno attivamente per lo sviluppo dei contenuti e dei temi che affronteremo, insomma, durante, che poi sono temi che identificheremo alla fine di questo primo percorso, di questo primo laboratorio, insieme ai partecipanti, proprio perché non ha senso, secondo noi, in qualche modo imporre, arrivare con delle tematiche predefinite, ma ricavarle, rilevarle da quelle che sono la percezione, l'abitazione del luogo, no? L'abitarlo, il sentirlo, e quindi con esso anche le complessità e le problematiche.